Ancora ben trovati, buon pomeriggio da Letizia Vicidomini. Parliamo di giallo perché, come sapete, è uno dei miei argomenti preferiti. In qualche modo, quando si parla di libri noir e gialli, insomma, mi invitate veramente a nozze. In questo caso vi parlo di un mese addirittura che si è colorato di giallo, e non è la prima volta. C'è questa bellissima iniziativa che si tiene un po' più su, insomma, di dove siamo ubicati noi, si tiene al nord, a Milano, ed è questo maggio in giallo che viene curato in maniera, devo dire, encomiabile da uno scrittore che si chiama Gino Marchitelli e che abbiamo raggiunto al telefono. Gino, buonasera, ben trovato. Buonasera a te, buonasera alla radio, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dunque, siccome in streaming ormai ci si ascolta in tutto il mondo, se vogliamo, ci vuoi raccontare di questi ultimi appuntamenti del Maggio in Giallo? Beh, noi, diciamo, la fase finale sarà quella di una cena con due personalità importanti che sono Paolo Roversi della società editrice milanese e Marsiglio, SEM, e Luca Crovi che lavora alla Bonelli, quindi si occupa di tutta la storia, insomma la produzione legata a Tex, Zagor, eccetera, ma è anche uno scrittore di noir, è un grandissimo esperto di letteratura noir nazionale, quindi avremo loro una cena il 25 maggio. E il 1 giugno chiudiamo un pomeriggio a San Donato Milanese con la presenza degli scrittori della Fratelli Frilli. Io invito, insomma, i nostri ascoltatori a cercarvi sui social, perché insomma il Maggio in Giallo appunto ha avuto una serie di appuntamenti molto fitti, questi sono gli ultimi, quindi se volete organizzarvi e prendere parte appunto a questi incontri con degli esperti del settore, sicuramente insomma è il caso di prenotarvi prima che sia troppo tardi. Detto questo, però, io volevo dedicare qualche minuto al Gino Marchitelli, scrittore, che ha anche un personaggio che lo accompagna nelle sue storie. Non è il primo romanzo, quello di cui stiamo per parlare, ossia Il Covo di Lambrate, Il Commissario Lorenzi, Il Prigioniero Scomparso, che è pubblicato per Fratelli Frilli Editori, ma fa parte di una storia in più capitoli. Chi è il tuo Commissario Lorenzi, Gino? Ah, questa è la sesta indagine del commissario Lorenzi. Il commissario Lorenzi è un poliziotto che io ho inventato, è presente nel commissariato di Lambrate, quartiere storico milanese, operaio, dove c'è l'università, dove c'è stata la Volante Rossa, dove ci sono stati una grandissima presenza di partigiani nella liberazione di Milano e che hanno lottato per la liberazione d'Italia, dove ci sono stati i moti studenteschi, dove hanno ucciso Fausto Iaio a Leoncavallo nel 78, dove si sono trovati molti covi delle Brigate Rosse di prima linea, cioè un quartiere molto importante, Lambrate, sì, nella storia del nostro paese, dove io sono nato e vissuto, e davanti alle scuole medie dove io andavo c'era un commissariato in un'antica villa Liberty, mi è rimasto sempre questo ricordo, e nel 2011, quando ho iniziato a scrivere di indagini, mi è venuto in mente di provarmi a immaginare un commissario che fosse onesto e democratico. Beh, in genere onesto, si parla di quello che insomma conosciamo e amiamo, quindi hai fatto benissimo a creare questo tipo di presupposto. Sì, diciamo che commissario onesto mi è venuto, democratico non mi funzionava, per una serie di storie mie legate alla mia militanza sociale e politica, però poi alla fine gli ho fatto incontrare una giornalista come te, cioè una giornalista di una radio libera importante milanese, Radio Popolare, sì, si innamorano, ed essendo lei una donna progressista, di grande carattere, esperta di cronaca nera, si innamorano in quella fase incredibile dopo i 50 anni, e da questo grande amore nascerà la contaminazione di lei nei suoi confronti per fargli capire che la democrazia è diversa da quella che gli hanno insegnato alla scuola di polizia. Ma che bello, davvero un bel inizio per queste sei avventure, e quindi se si parte da quest'ultima poi bisognerà assolutamente andare a ritroso. Diamo qualche cenno in più invece su questa appunto di cui abbiamo parlato, che mi pare interessante anche per la collocazione insomma temporale. Sì, allora proprio due secondi per dire che due dei romanzi sono ambientati in Puglia nella maggioranza, sì, col commissario Lorenzi, uno che è morto nel Trullo, il primo, e il terzo che è il pittore che ha ambientato tutto tra Carovigno, San Vito dei Normanni e Ostuni, che penso che molti ascoltatori sapranno di cosa stiamo parlando. E l'ultimo libro, Il Covo di Lambrate, nasce dal fatto che ho scoperto che sono stati desecretati gli archivi del Ministero della Difesa della Seconda Guerra Mondiale. Due studiosi romani hanno messo mano a questo immenso materiale
e si è scoperto che in Italia non è vero che c'erano 300 campi di internamento, caserme, luoghi di tortura, eccetera, organizzati dai fascisti, ma ben 1780, tra i quali diversi campi di prigionia in Puglia, e ne ho scoperto uno al paese di mia nonna, Carovigno, sì. Ne scopro un altro vicino dove abito io, San Giuliano Milanese, questa cosa mi ha incuriosito, adesso la faccio breve, comunque da lì mi invento la storia di un soldato canadese che ha una grandissima storia d'amore di un giorno con una contadina siciliana, quando libera la Sicilia, nascerà una bambina, lui verrà preso prigioniero intorno a Firenze sulla linea gotica e scomparirà nel nulla. Ma questa donna, rimasta innamorata, avrà la sua vita, ma quando arriva in età anziana incarica uno studioso dell'Università di Milano, esperto di Seconda Guerra Mondiale, per capire se quest'uomo, che fine ha fatto quest'uomo. Questo indagherà insieme al commissario Lorenzi per una serie di altri motivi complicati e complessi che verranno fuori legati alla malavita organizzata, sì, e ad antichi retaggi del fascismo, e succederà qualcosa di molto importante e particolare. Ma che bello. È una storia, sì, è una storia che ci tiene incollati ad alcune grandi storie d'amore, di quelle che io mi auguro di vivere, auguro a ogni ascoltatore e ascoltatrice di poter vivere l'amore, quello incredibile, e a una storia importante del nostro paese, la storia della liberazione, di come però anche tanti giovani che sono arrivati da tutto il mondo abbiano perso la vita oppure siano finiti in situazioni non si sia saputo più nulla, che erano venuti per liberarci dalla dittatura, dalla barbarie. E quindi è sicuramente una di quelle letture che arricchiscono sotto vari aspetti, quindi anche sotto il profilo della conoscenza della nostra stessa storia patria. Io ringrazio Gino Marchitelli, prima di lasciarlo però gli estorco, volentieri lo farà, un saluto per gli amici del blog Giallo e Cucina. Assolutamente, seguo con grande attenzione il blog, vedo che c'è una massiccia operazione di lavoro, di studio sui testi che escono, mi piace molto anche questa storia sia dell'aspetto della TV che il collegamento con la radio, quindi ringrazio gli amici del blog, ringrazio Dario, ringrazio tutti gli altri, ringrazio te, gli ascoltatori, e mi raccomando, il Covo di Lambrate, Gino Marchitelli, ricordatevi di Morte nel Trullo, che così vi rimane lì, mm-hmm. E per quanto riguarda Maggio in Giallo, pagina Facebook Maggio in Giallo, tutto attaccato, e troverete tutto. Perfetto, grazie Gino, ti abbraccio e ti auguro una grande domenica. A presto. Anche a voi. Ciao.